18 marzo 2020, 18 marzo 2021. Oggi, un anno fa, decine di camion dell'esercito italiano uno dietro l'altro trasportavano a Bergamo bare piene di corpi, di persone morte a causa del Covid. In pieno lockdown, gli occhi dei cittadini italiani e non solo erano fissi su quei militari che stavano trasportando feretri in attesa di essere cremati. Corpi senza nomi, accatastati. Non c'era alcun familiare lì presente a piangere il loro defunto. Era stato impedito, vietato. Ci siamo immedesimati in quelle persone, in quelle stesse che fino a poco tempo prima speravano nella vincita contro quel virus. Il forno crematorio della città di Bergamo arrivò a tal punto da non poter più gestire il numero troppo elevato di vittime. Solo in quel 18 marzo si registrarono un totale di 553 decessi, mentre in tutta Italia quel giorno le vittime del Covid furono 2.978. Una scena che mai avremmo potuto credere potesse accadere ai giorni d'oggi. Fu forse proprio in quel giorno che gli italiani cominciarono a prendere coscienza che qualcosa di invisibile, quel coronavirus, si stava davvero insediando tra le nostre città, tra le nostre famiglie. La sicurezza delle nostre mura domestiche era stata oramai messa a rischio. Le immagini di quel 18 marzo dell'anno scorso ci fecero capire quanto fosse importante rimanere chiusi in casa il più possibile per evitare di contrarre il virus. Non volevamo vedere altri camion dell'esercito italiano in altre città portare via altri corpi. Oggi anche il cielo è triste, proprio come i nostri cuori un anno fa. È una giornata grigia, cupa e con la pioggia. Tante gocce d'acqua che scendono giù, come le lacrime di chi ha perso un caro.